È il più famoso gioco al mondo di investigazione. Benvenuti nel tutorial di Cluedo. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare tutorial e consigli sui giochi da tavolo. In particolare, giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare per essere subito pronti a giocare. In questo video vi parlo di Cluedo, un gioco di Anthony Pratt da 2 a 6 giocatori, da 8 anni in su, pubblicato in Italia da Hasbro. Cluedo è un gioco di deduzione in cui dovete indagare su un omicidio commesso all'interno di una grande villa in cui sono presenti 6 sospettati. Il vostro compito è di muovervi all'interno delle stanze della villa per investigare sul caso, cercando di riuscire a capire chi è stato l'assassino, qual è stata l'arma del delitto e in quale stanza si è verificato l'omicidio. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i consigli per giocarlo al meglio. Se giocate in due oppure preferite dividermi in due squadre, dovete applicare alcune varianti di regole indicate a pagina 6 del regolamento. Ora andiamo a vedere il setup e le regole di gioco per partite da 3 giocatori in su. Posizionate il tabellone e tutte le pedine nei loro appositi spazi, anche se siete meno di 6 giocatori. Scegliete ognuno un personaggio con cui giocare. Posizionate le armi a caso nelle stanze. Mischiate il mazzo delle carte indizi e posizionatelo a faccia in giù vicino al tabellone. Mischiate i 3 mazzi di sospettati, armi e stanze e posizionateli a faccia in giù vicino al tabellone. Prendete le carte in cima a questi 3 mazzi e senza scoprirle inseritele nella busta del delitto. Ora la busta del delitto contiene i 3 elementi che risolvono il caso: chi è l'assassino, che oggetto ha usato e in quale stanza è avvenuto l'omicidio. Posizionate la busta del delitto nel centro del tabellone, dove ci sono le scale per la cantina. Mischiate tra loro i mazzi delle carte sospettati, armi e stanze, formando un unico mazzo. Distribuite tutte le carte del mazzo appena formato ai giocatori, anche se non sono in numero uguale per tutti. Prendete ognuno un foglio del taccuino per le indagini e una matita o una penna per scrivere. Scrivete in alto i nomi dei giocatori, iniziando dal vostro. Guardate le vostre carte e annotate in segreto sul taccuino quali sono. Le carte che avete segnato ovviamente non possono essere presenti all'interno della busta del delitto. Ricordate di mantenere segrete le vostre annotazioni per tutta la partita. Il giocatore con Miss Scarlet gioca il primo turno della partita. Se nessuno di voi l'ha scelta, si procede in senso orario con il colonnello Mustard e così via. Lanciate i dadi e svolgete le azioni in base ai risultati ottenuti. Per ogni lente di ingrandimento uscita, pescate una carta indizi, leggetela ad alta voce ed applicate le istruzioni indicate. Se la carta pescata è un sospettato, un'arma o una stanza, prendete nota del risultato sul vostro taccuino. Poi riponete la carta in fondo al mazzo a faccia in su. Muovete il vostro personaggio di un numero di caselle pari al totale della somma dei dadi, considerando anche che le lenti di ingrandimento valgono 1. Ad esempio, con questo risultato, muovete il vostro personaggio di 4 caselle. Potete muovervi solo in orizzontale e verticale. Non potete passare 2 volte sulla stessa casella.
e non potete passare o fermarvi su una casella occupata da un altro personaggio. Esistono due alternative al movimento del personaggio tramite il lancio dei dadi: restare fermi nella stessa stanza oppure entrare in un passaggio segreto. Se vi trovate in una stanza dotata di un passaggio segreto, che sono quelle posizionate agli angoli del tabellone, potete decidere di entrarci ed uscire al passaggio segreto collegato dalla parte opposta del tabellone. Se vi trovate all'interno di una qualsiasi stanza, potete decidere di non eseguire il movimento e restare al suo interno. Quando siete all'interno di una stanza, potete formulare un'ipotesi del delitto, indicando ad alta voce un sospettato, un'arma e la stanza in cui siete. Ad esempio, potreste dire: penso sia stata Miss Scarlett con il candelabro nella sala da pranzo. Una volta formulata l'ipotesi, spostate la pedina del sospettato e dell'arma nella stanza in cui vi trovate. Il giocatore alla vostra sinistra, se possiede almeno una delle carte indicata nell'ipotesi, ve la deve mostrare segretamente. Se ne possiede più di una, deve decidere quale mostrarvi. Se non possiede nessuna delle carte dell'ipotesi, il compito passa al giocatore successivo in senso orario e così via. Se nessuno dei detective vi ha mostrato una carta dell'ipotesi, significa che sono in vostro possesso oppure sono all'interno della busta del delitto. Una volta terminata l'ipotesi, segnate sul vostro taccuino i risultati ottenuti. Ad esempio, se durante le ipotesi ottenute nella partita, come sospettati vi hanno indicato Miss Scarlett, il professor Plum e la contessa Peacock, e voi possedete la dottoressa Orchid e il colonnello Mustard, significa che il colpevole è il reverendo Green. In qualsiasi momento durante il vostro turno potete decidere di formulare un'accusa. Ogni giocatore può eseguire questa azione solo una volta durante la partita e significa che pensate di avere scoperto i tre elementi del delitto: sospettato, arma e stanza. A differenza delle ipotesi, non è necessario che siate dentro la stanza che volete nominare. Per formulare un'accusa potete ad esempio dire: io accuso formalmente il reverendo Green con la chiave inglese nella sala da pranzo. A quel punto aprite segretamente la busta del delitto e controllate le tre carte presenti. Se le tre carte corrispondono a quelle della vostra accusa, avete risolto il delitto e vinto la partita. Se almeno una delle carte non corrisponde a quelle della vostra accusa, non avete risolto il delitto e avete perso la partita. Rimettete segretamente le tre carte nella busta e la partita continua. Voi non effettuate più turni di gioco, ma continuate a essere a disposizione degli altri detective durante la formulazione delle ipotesi. Una volta completato il movimento ed eventualmente formulata un'ipotesi o un'accusa, il turno finisce ed inizia quello del giocatore successivo in senso orario. Cluedo è un grande classico dei giochi da tavolo, perfetto per chi ama i giochi di investigazione molto semplici. Il suo sistema di gioco, basato sul movimento del personaggio e nel fare ipotesi sugli elementi del delitto, risulta di facile apprendimento. Le carte evento vi permettono di offrire un po' di variabilità alle partite, aumentando la longevità del gioco. Una tattica di gioco che potreste adottare quando fate un'ipotesi è di chiamare un personaggio o un'arma in vostro possesso, in modo di cercare di far credere ai propri avversari che quella carta sia presente all'interno della busta gialla del delitto.
Se vi è piaciuto questo video, potete mettere un like, lasciare un commento, condividerlo su Facebook e gli altri social, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui miei prossimi video. Se avete domande o consigli da darmi, scrivete un commento qui in basso e sarò felicissimo di rispondere. Fatemi sapere anche se avete già provato questo gioco o se vi piacerebbe giocarlo con i vostri amici. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!